Bella ragazzi, come sempre sono io, Mr. Cova 91, oggi vedremo l'unboxing di Battlefield 4 in Standard Edition per PS3. Vediamo la confezione, un po', vediamo se riesco, togliamo magari la carta così dopo si legge meglio. No. Un attimo, eccola qua. Ok. Vediamo la composizione, abbiamo il solito personaggio DICE, i3, PlayStation Network. Allora, questa qua, visto che l'avevo ecco, lo mette a fuoco. No, vabbè. Include il pacchetto di espansione di Battlefield 4 China Rising, che è il primo pacchetto dei 5 DLC. Allora, abbiamo qua che non mette a fuoco, vediamo, no. Vabbè. Il più entusiasmante spara tutto degli ultimi anni, l'esperienza multiplayer per definizione, evergame.it. Poi qua sotto abbiamo un'altra immagine, c'è un gommone con scritto domina la terra, i cieli e i mari. Purtroppo non riesco, non si legge. Qua c'è scritto distruttibilità epica con l'Evolution e qui c'è scritto emozionanti campagne al giocatore singolo. Poi abbiamo migliore, vediamo se riesco, ragazzi, no. Sì. Ci vorrebbe una macchina messa a fuoco automatica. Ha messo a fuoco, ma comunque c'è scritto migliore 3, machinima, italiano. Poi qua ci sono i simboli del Dolby DTS, DICE, Electronic Arts, Frostbite, che ricordo il 3.0. Poi qua c'è scritto un player, 2,5 GB di installazione, il DualShock HD e funzioni di rete. Quindi andiamo ad aprirlo. Qua c'è il simbolo 18+, violenza, linguaggio scurrile online. Andiamo ad aprirlo. Ok, eccolo qua. Allora ci troviamo dentro il libretto di gioco e il gioco Battlefield 4. Adesso prendiamo un po' il libretto, che è 1, 2, 3, perché il manuale sarà contenuto dentro il gioco. Ecco subito la pubblicità del premium della DICE. Poi abbiamo un volantino che c'è un codice per ottenere la versione digitale per PS4 e Battlefield 4 a soli 9 euro. Fai presto, l'offerta scade il giorno 28 marzo. Ok, non credo di, comunque qua c'è il codice, tanto non si vede, non credo di utilizzarlo perché qua c'è un altro codice per il pacchetto di espansione. C'è scritto sui 4 rimbalzo la tua scuola nel negozio DICE ufficiale, c'è anche il negozio DICE. Sono andato su questo e qua dietro c'è il codice per, eccolo qua, il codice per il pacchetto di espansioni. Quindi anche per quanto riguarda il gioco è tutto. Adesso mettiamo via tutto, adesso casomai il codice verrà oscurato, l'altro in fase di editing. Ecco qua tutta la confezione, facciamo una rapida. Poi avendo prenotato il GameStop mi ha dato anche questo, diciamo, regalo, ma in realtà l'hanno dovuto far pagare un centesimo. Quindi è proprio un regalo. Comunque contiene
queste due dog tags. Chi gioca a Metal Gear sa cosa sono, comunque tutti sanno cosa sono. Sono in, sembra metallo, ma adesso controlliamo con una calamita. No, non è metallo, è finto metallo. Comunque qua c'è scritto prepara la battaglia, e di qua c'è scritto Battlefield 4. Carine da avere, ma eccolo qua. Battlefield 4, e eccolo qua. Carine da avere, e magari sono da appendere in camera da qualche parte. Comunque, eccolo qua. Comunque, anche per questo video è tutto. Mi scuso se l'ho messa a fuoco, purtroppo, ma sono questi i mezzi. Quindi noi ci vediamo alla prossima con un altro video.